mi chiedo se facciamo un po' di emozione. Sì, sono personalmente molto onorata di progettarvi un caloroso saluti di benvenuti a nome dell'associazione Cuore Rumeno della sezione di Carbonia, al signor presidente Daniele, signora Tiziana Angioni, signora Bianca, presidente dell'associazione Coraggio. Grazie. Questo importante pomeriggio dedicato al tema della integrazione, socializzazione della comunità rumena nella regione di Sardegna. Colgo occasione per salutare a tutti presenti che condivido con noi questa importante esperienza. Grazie a tutti. Grazie per iniziare. Proprio sinceramente non mi aspettavo di essere deciso così. Primo nostro incontro a Carbonia e siamo stati producenti di pane, sale, come le persone. Vabbè, ringraziamo la nostra responsabile di zona, ringraziamo a Franco, che sta vicino, Bianca, che abbiamo la nostra associazione mamma, più grande di noi. Perché primo nostro incontro qui a Carbonia dell'associazione Cuore Rumeno, gruppo di Carbonia, abbiamo un invitato molto speciale, di parlare Tiziana Angioni, responsabile della cattolica Previdenza, che oggi parliamo di fondo pensionistico privato e di risparmio. Quella che è molto importante per noi stranieri, di questa per voi come ragazze, come banane, perché la maggior parte di noi quando arriviamo in Italia per lavorare sicuramente non rimaniamo tutta la vita, lavoriamo 5 anni, 10 anni e poi torniamo a casa dopo 5 anni che magari quando vai in pensione ti sei dimenticato da avere qualcosa in Italia e quindi sono anni persi, diciamo. Non dobbiamo perdere niente perché lavoriamo, paghiamo le tasse, quindi dobbiamo pensare anche a noi. Dobbiamo pensare che un domani, quando non possiamo più lavorare, abbiamo bisogno di una pensione, di quella che abbiamo risparmiato tutta la vita. Vi dico questo perché vedo molte ragazze che lavorano come badante e poi tornando a casa si trovano con niente, che vabbè, io ho lavorato in Italia, a casa non ho lavorato, quindi la pensione devo aspettare un giorno. Qui abbiamo deciso di fare il primo incontro a Carbonia, Giasse insieme a Bianca, perché qui abbiamo molte ragazze come badante attive, diciamo, partecipanti ai nostri gruppi. E grazie a Bianca prima che è riuscita a coinvolgervi, a unirvi, per questo anche l'altra volta quando sono andato da voi vi ho detto che ragazzi dovete essere più unite, dovete smettere da ascoltare di una e di altra, nessuno non è che vi vuole bene o vi vuole male, dovete lavorare, essere delle persone serie e di essere unite, perché già lontananza di casa sicuramente non va bene a nessuno, sicuramente quando passa una Pasqua, che adesso da poco passa la nostra Pasqua ortodossa, passa un Natale, un Capodanno, e stiamo lontano dalla famiglia, sicuramente stiamo bene, magari con un amico, con un altro rumeno, di poter festeggiare e stare vicino a noi. Ringrazio tanto alla nostra responsabile, Franco, che sta vicino, a tutte le ragazze che partecipano ogni domenica a Carbonia a ballare, a divertirsi, a ricaricare proprio le batterie, che vedo sempre nelle foto, per la prossima settimana.
Voglio lasciare anche a Bianca di salutarvi e di ringraziare tanto di nuovo perché è vicino alla nostra associazione e dobbiamo sapere che dobbiamo essere sempre uniti e vicini.